Dai, fammi ridere! Alle 3 dobbiamo fare altra roba. Abbiamo il disco. Ci mettiamo qui e facciamo il disco. Io dopo questo non faccio altro oggi, te lo dico. Te lo e cosa fai? No, cosa cazzo. Fai oggi pomeriggio? Scusami, c'ho una famiglia da mandare avanti adesso, perdonami. E invece oggi dobbiamo purtroppo ascoltarci un disco di cui non me ne fregava un cazzo. E dopo quella T-Featuring, ancora di più non me ne fregava un cazzo. Fada dice così per fare lo show, ma il disco vecchio di Dragas Jones, se l'hai pure sentito tutto di nascosto. Sì, assolutamente. No, no, pure figo. L'ho sentito in live e mi è piaciuto molto. Solo che non sono in mood di ascoltarmi sto disco oggi, perché ho paura che questo mi fa la wallera. Io ho una teoria su questo disco. Vai. Vegas... Un merito è, ha preso tanti emergenti e li ha messi nel disco. Ha fatto tipo un mixtape di Vegas Jones. Sì, dove infatti vedo Jamie Tights, Quentin 40. No, c'è Disgust, Nitro, c'è Quentin 40. Il 3, ascoltare il 3. Sembra una puntata degli Arcade Boys. Vedo solo Fallitones qua in questo. Potevi chiamare anche Fade Barlo e hai fatto il disco dei Fallitones. Ti facevo lo skit, Vegas. Quasi quanta gente adesso rompe il cazzo. No, coglione, non avete capito niente. Non sapete neanche cos'è non il Fallitones. Non avete capito niente. Non è il fallito di tuo padre che fa la vita di merda, si è sposato una donna che non ama, ha avuto un figlio stupido e comunque non ha neanche le palle di dire sai cosa, mi do gli alimenti, mi rifaccio. Oddio, una vita. Non lo guardavo, ho detto sai cosa, pensavo che diventassi un cappio al collo. No. E allora niente, no, i Fallitones sono quelli bravi, ma però sono, non vanno più di moda anche se sono bravi, quelli sono i Fallitones, esatto. Un po' come Fade Barlo. Allora, però a questo punto toglierei il 3, questo. Senti, metti il like per favore, sì. Perché altrimenti vengo a casa e ti faccio fallire anche a te. Beh, puoi invitarlo. Ti faccio un piano finanziario per farti fallire proprio su misura, cazzo. Commenta qua sotto con su scritto viva Vegas Jones. Questa reaction farà e viva Vegas. Allora, 10.000. 10.000. Vuoi vedere? 10.000. Io ormai so esattamente come funziona. Evoluzione Vegas Jones. Mamma mia, già col pianoforte comincia. Senti il pianoforte. Ora ho più sbatte, sono più grande, non mi tocchi. Quando ho cominciato volevo solo una Lambo, ma conta di più chi sei da fianco. C'è delta evoluzione. Sei bloccato. Il mondo, ne ho bisogno. Io? Sì, sei bloccato o facevi finta? Io ti vedo bloccato. Anch'io ogni tanto scatto, però io sentivo bene. Mi chiedo, totalmente bloccato. Mi sa che non si può più fare questa reaction. No! Tutto rispetto al nome vecchio. Tanti hanno fatto crack, troppo là per i gioielli. Fido a fronte al buio, con sorriso. Sembra un po' vecchia sta roba. Ti ricordi quando ne droppavo tante, ma lo stesso mood. Stelle calpestate stanno bene solo ad Hollywood. Metto più costanza a Evoluzione. Sta ripercorrendo tutti i suoi cazzi. Sta digievolvendo, aspetta. Vengono idee fantastiche appena mi fumo some shit. So studio scrivo brani, li raccoscono. Bella cazzo. Fumo digitale, vedo in 3D. Ma grazie a Dio che ha cambiato dopo quella merda iniziale. Ah, era melodica. No, era brutta e vecchia. Forse è vero che evoluzione intendeva che ha passato tutte e tre le fasi, no? Quella un po' più melodica, quella un po' più rap e quella nuova che è quella che ci presenta alla fine. No, brutta no, forse già sentita ai tempi che furono, però molto americana, sicuramente. Ma poi non è cazzo nostro quello. Ma non puoi dire brutta, puoi dire che ti ha fatto proprio cacare. Ah, no, vabbè, posso dire che per me è brutta. E che mi ha fatto cacare. Ah, guarda, ti posso dire che mi è piaciuta molto la seconda e la terza parte, la rappata e il melodico finale, proprio figo, il ritornello fighissimo. Entra nelle mie corde al 100%. Adesso non so chi abbia fatto, se è stato Finesse a fare le ultime cose o le ha fatte Andri, ma la prima parte, guarda, proprio non mi è stavo per chiudere, non mi piaceva. Vabbè, l'intro, dai, adesso arrivano i featuring, cazzo. Mamma mia, no, io volevo... Che lo sai che la gente ha ascoltato sto disco per i featuring, vai. Immaginavo. Sole nel bosco, che titolo? No, Sole nel blocco. Blocco! Che cazzo sei, Massimo Pericolo? Piena di borse, ho preso tutto il negozio. Carino. Accendo i fari, non vedo più. Ho la vista oltre la siepe, non ho mai letto Leopardi. Ci ha fatti così il quartiere, difettati ma speciali. Libro dormi nel mio crib, stai comoda. Bella la sporca melodica. Pensa che quanto io non so se sta parlando di se sia autoreferenziale sta roba. Sì. Ma pensa che merda che tutti quanti si sono bevuti la lean, che tutti quanti hanno spacciato, che hanno fatto questa vita brutta. Adesso tutti hanno smesso di colpo. Sì, non va più di moda. La sai che è ancora. Però poi quando noi dicevamo all'epoca, quando noi non dicevamo non capivamo un cazzo. No, loro erano dei tossici di merda che si sfondavano e noi eravamo quelli che non capivano un cazzo.
capito? Okay. Capito Vegas? Sai che no, ancora un paio ce n'è che beve la lì nel double cup, infatti, ma perché infatti adesso ci dico che non capiamo un cazzo. Aspetta tra un paio d'anni quando gli passa. Ma sono rimasti nel mood, stanno vivendo il sogno, hanno 20 anni, lasciali stare. Poi magari sono cazzate quelle che sta raccontando Vegas, magari non l'aveva mai bevuta la lì nel double cup. Il discorso in generale è giusto anche che a 20 anni fai le minchiate, perché è giusto, certo, devi farle, però se te lo dico, non rompere il cazzo. Attenzione, regalami un paio di Cartier, che sono giorni che non chiudo occhio. E sincero mi manca, ma non l'ho mai lasciata. Senti, ma si può dire che ha delle reference, oppure la gente si incazza, si indigna, Vegas si... Cosa ti ha ricordato? Non so, a te cosa ti ha ricordato? Trafgold, Elo. Vabbè, allora l'unica roba che mi ha un po' spaventato è che le vibes che prendeva erano roba da chiesa, cioè sembrava veramente che a un certo punto arrivava Mr. Rain a fare il coro con i bambini. Con la renna, con i bambini incatenati che li frusta. Bravo. Con la slitta. Però, no, ma il pezzo è bello, melodicamente molto figo. Però lui dice la sua redenzione è: regalami i Cartier di oro scavati dagli stessi bambini in Nicaragua, nelle miniere. Di Mr. Rain. Sì, sai che lui ha questa tratta di anime candide. Allora, hanno detto che la prossima è una merda incredibile, mi hanno detto. Chi l'ha detto? Io non posso. Si dice il peccato, non si dice il peccatore. Aspetta, io sai che sono l'oracolo. Il mio Dag è, faccio la canzone malandrina dicendo il mio Dag è non io. Però siccome voglio farla anch'io la canzone malandrina, il mio Dag, aspetta, secondo me il mio Dag è il quartiere, tutto lui, conosce tutti, ti fa saltare i denti, non lo puoi fottere, gira, distrugge, fa, sporca. Ho le chiavi della città, il mio Dag è non io. Con mio Dag conosce tutti nel quartiere. Dragon Ball. È proprio quella, e quando arrivi tu, non c'è ho più. Capito qual è questa, è quella che ha fatto il video con coso. C'era il nostro amicone Io Giorgio lo ricordo, i primi a portare nel rap italiano, comunque nella scena, siamo stati noi, con la reaction degli FSK, però Barlo, come ben dice ben Barlo. Noi abbiamo detto, prendiamo Giorgio Vanni che fa i cartoni animati, quindi una roba super family friendly. Prendiamo Padre, Figlio e Spirito dell'FSK, che era la roba più hardcore e cattiva che c'era al momento, e fondiamoli. Chi capirà questa figata? Nessuno, perché siete dei cani. Ah, che cazzo c'entra? Va bene. Fammi sentire Dragon Ball. Dove sta? Mi vergogno ad ascoltarla. Per il mio do, ma quando arriva. Stop. Davvero? Ne ho uno anch'io. Mai. Ne ho uno anch'io. Hai rotto il cazzo. Bella questo disco versione. Manco c'avevo voglia. Sì, e la pazienza sta passando la soglia. E siamo al 3. È bella questa canzone. Poteva farla così. Dai, un inserto. Dai, facciamo che schippiamo i ritornelli. No, dai, voglio sentirla tutta ormai. Schiaccio un po' di più. Conviene almeno l'asfalto. So che mi sostiene. Non si legge. Non sa già fra. Solo bisogno di più conferma. Ma parlava di Sfera? Ma che cazzo ne so? Nell'occhio, ma succede se sei troppo esposto. Fuori agosto cade la neve, spero che non ci sia dietro il mio dog. Muoversi svelti, restare nascosto. Conosce tutti nel quartiere, è il mio dog. Mi vergogno. Però... se non fai serio non hai scampo. Con mio dog conosce tutti nel quartiere. Ma è meglio, così è bella. Ma quando arrivano non c'è più. Ciao bella. Allora, non lo so, c'è una storia. Mi ha fatto divertire, però mi ha fatto divertire, non posso dire un cazzo. Guarda, da quanto mi sono vergognato, mi sono divertito, quindi va bene. Io aspetto la versione dei Power Rangers, incredibili, irraggiungibili, tutti i miei dog. Adesso facciamo tutta la compilation. Facciamo solo una canzone di cover di cartone animato. Dai, adesso lo faccio. Mamma mia, vogliamo ancora parlare di questa canzone? Andiamo a sentire Jamie Dites. Andiamo da Jamie Dites. Mai? Intanto ormai solo qua può suonare dopo che ha preso posizione. Io sono contento sempre di più di non far parte di una tavola di stronzi, come diceva qualcuno, perché almeno posso dire che complimenti ai tuoi amici che ti hanno lasciato nella merda, perché dovevano tenere il suo culo al caldo. Non si può dire. Ma se si potesse dire lo direi, però non si può dire. Non si può dire, non lo dico. Bravo, allora non è vero. Mano sul cuore, tocco un logo, ma sette che voglio. Per piacerti, non ho fatto altro che me coi difeculo io e te dal fango. Ci abbiamo creato sculture. Boston George. Sì, quello che cerco. Indico te nello difficile. A terra è pieno di serpenti e tu sei in braccio a me. Non piangere per un mio schiaffi mi prendo. Ogni giorno Botto. Mi vendo.
giuro non mi difendo. Duro come gemello, porto la croce, anche se perdo la voce. Sul fuoco il cuore che cuoce, lo zucchero per farlo dolce. Mare non basta una vita, ci ho provato ma non t'ho capita. Oh, ti disegno strada. Allora, io c'ho sempre questo problema di Spotify che mi taglia le canzoni a metà. Però il pezzo era molto bello. Allora, il pezzo era molto bello. Il pezzo era molto bello, adesso seriamente mi sono un po' dispiaciuto che con un Jamie Tyson hai scelto il pezzo d'amore, che lo sapete che a me i pezzi d'amore non coinvolgono tanto. Ha scritto bene, era figo, mi ha ricordato anche qualche vibe Black Eyed Peas, Alicia Keys, cioè era molto figo. Appunto, leggi Jamie Tyson giustamente da Hardliner, dici ah, si rappa adesso. Si rappa. Non si rappa. Però molto figo, devo dire la verità, il pezzo era bello. Ah, molto bella roba, bello. R&B, mi piace un sacco sta roba, ma Jamie adesso sta facendo sta cosa qua. Non mi dispiace il fatto che comunque sperimenti e vada sul cantato, è giusto che sia così, anche perché se penso che se si rispecchia di più in questo genere è giusto che lo faccia. Se devo parlare di gusto personale, non è il commerciale che mi piace. Non è, anche non è troppo Alicia Keys, quella roba lì, anche Black Eyed Peas, un po' troppo commercialotti per me, come mood. Devo dire che alcune scelte delle parole di Vegas sono molto semplici, sì. Alcune invece sono molto fighe, che davano tanto risalto alla musicalità. È pathos anche. Sì. No, è pathos, quando dici per terra è pieno di serpenti, io ti tengo in braccio, cioè sono cose fighe. Molto semplici, ma molto fighe. Sì, tranne tu sei fragile, nel letto è pieno di vetri, quella magari è un po' too much, però vabbè. No, ma infatti per questo mi è piaciuta, dicevo, di più. Io credo che questo sia un disco bello che adulto, perché in realtà non mi sembra un disco scritto per bambini di 15-12 anni. Allora, qui questo disco è abbastanza adulto, c'ha una range d'età enorme. Il problema è che, volendo essere un disco adulto, alcune cose mi stridono. È un puro gusto personale. Sì. Beh, il disco adulto, sì, è la prima praticamente frase della prima canzone. Era quando ho iniziato, pensavo solo per farmi la Lambo, adesso che ho capito che è più importante chi hai a fianco. Quindi già, ma è già 2 o 3 dischi che ha svoltato sta roba. Però quando faceva guarda come bello, sono un lingo, sono brillo, sono un lingotto d'oro, bellissimo, guarda fra come brillo. Quella era bella rap, bellissima. Quando gli dicevamo ma che cazzo sei, un Mercedes ancora. Io di Vegas ancora ricordo il primo freestyle che abbiamo ascoltato, che c'era le frasi contro i fasci sul muro, e il freestyle era veramente una manata in faccia. Bello, figo. Eravamo ancora al negozio. Non è mai stato scarso Vegas Jones, quindi sì. Non mi stupisce che ti sia piaciuto. Sì, è vero, però non ho più ritrovato quella figata. Ho sempre aspettato e sperato che ci fosse ancora come quel freestyle. Senti, sentiamo il pezzo con Disgaccia, che come dice il buon Cicoria. Disgaccia. Non è capace a fare i balletti. No, è capace, ma dice, ma sei un tarantolato. Sei un tarantolato ed è meglio Tedo a farli, credo. Sì. Diventato Garrison, sì. È diventato lui. Mi infilo le scarpe, un vestito costoso per l'ultimo ballo. Tu fatti trovare di tanto, niente per sempre. No, però porco di quel adesso, madonna. Pezzi d'amore, dai, di raga, fila. Cioè, ma io mi posso succare uno che mi canta d'amore? Ma basta, d'amore, basta, d'amore basta, e di drip. Basta. D'amore e di drip. L'anno scorso tutti i mandrini, quest'anno tutti il cazzo d'amore, ma mi sono rotti i coglioni. Posto nessuno mi toglie. Questo scrive per le bambine, per le ragazze, per le donne, non per me. Primo ho levato la shit, dopo mi sono elevato. Cosa vuoi? Non poteva durare più di tanto. Invece dura un botto, 3 minuti. Ho perso così tanto, ma un piano più grosso, che se non capisci poi capirai dopo. Prego, ci fa slalom, sempre tra bacco. Per 10 da solo, sto correndo una corsa sul posto. Mi infilo le scarpe, un vestito costoso. Aspetti, a mi infilo le scarpe, un vestito costoso per l'ultimo bacio. Bravo, Disgaccia, almeno non ha parlato di fregna. Ultimo ballo. No, ma è lunghissima sta canzone. Te l'avevo detto che non poteva durare più di tanto. Niente per sempre. Ogni volta che sbaglio, stavo su un bronco, non dico stavamo, perché stavo solo senza avere un pallo. Ora che è facile captare il passato, semplicemente ci credo da tanto. Ti aspetto sotto per l'ultimo ballo, straight up. Al di là della canzone d'amore, Disgaccia col suo slang super tutto contrito, mi piace un casino. Mi piace un casino il fatto che venga utilizzato così tanto slang per dare dei concetti. E questa è l'unica roba bella di Disgaccia in questo pezzo. È molto criptico. E beh, perché non c'è uscito il video, poi ci saranno anche i balletti belli di Disgaccia. Ah, ecco. Cry Me a River, featuring il 3, e con il 3, cos'altro se non una canzone?
Però Vegas Jones, ma potevi dire che era un EP d'amore, perché io almeno mi prendevo due gocce, stavo bello rilassato e dico, vabbè, mi ascolto l'EP d'amore. Io ho capito che fosse un mixtape, una roba del genere. Io ho capito che fosse un mixtape dove tirava dentro un botto di gente forte come lui e ci faceva le figate. Dopo che, minchia, è un botto che non è più sulla cresta dell'hype. Però sai, dai, che non sia ce ne sono bravo. Ancora un po'. Che se è tutto a posto, cerco ancora il posto per me. Prendiamo, sto blasando coi fra. Ferrari del mio anno, pelle morbida al tatto. Ecco due personaggi, la città cittadina. Fedele al mio dream. Avevo nana, ne ho fatti una pila. La zona mi guarda, io prendo la mia. E non ti penso più, voglio stare in una villa sul mare chill, senza pare. Ma non è così, a quanto pare, ok. Pedalare con le mille. Schipparlo volentieri, ritornando. Opla. Ma proprio anche a Ma vibes da 883, se questo porco sì, ma anche la scrittura da 883, sì. Anche il flow, sì. Anche quando faceva quelle mezze repate Max Pezzali, sì. Perché lui faceva un pop molto vicino al rap, no? Sì. Su certe cose. Sì. Nonostante infatti, non si mai definito rap, quindi va bene. No, non si è mai definito niente lui. No, dicevo, sempre stato. Sì, sempre della Skin House comunque. Senti, qua bello pop, bello il pop, bello il qua pop, è bello. Il pop rap per la radio non per me. No, ovviamente non è roba che mi fotte, ma anche il 3 bello qua, eh? Anche sì, il 3 sì. Bello qua, niente da dire. 500 bianca. Vabbè, sì, dimmi. Sicuramente il ragazzo come il 3 è in featuring con Vegas, che è uno comunque molto bravo e è stato anche stimolato a non fare la merda. Guarda, io ti devo dire, il disco suo, a parte i suoni che facevano, che venivano dal crossover del 2000 male, il disco male. Non era male, lui sa rappare, lo sai bene, sa anche palleggiare mentre rappa, quindi non diciamo sì. Cazzate, è roba per ragazze. E lo so che è un discorso di gender, no, ma anche per donne. Lo so che non è un discorso. Parlo le donne ora come ora. Io non conosco le donne, hai ragione, Fada. Mi fido di te, perché sai che io. Non è un discorso di genere, è un discorso che non me ne frega un cazzo. Perché 500 bianca con gli slinks? Ma perché che gioco di parola è? 500 bianca. Già lo sento. C'è una figa dentro. Liscio mossa, biondo, storie con i filtri. Fiera che torna dagli allenamenti. E suo booty e suo big occupa due sedili. Non ho ancora capito chi è la principessa del blocco. Si pompa solo la roba più trendy. Da un nome da Barbie che top top. Di pare c'è TikTok. Con la best friend si sistema ancora. Troia, che pesantezza. Cosa lei che ha detto? Cos'è che ha detto? Che non c'è né Garmin né TomTom per arrivare lei a TikTok. Non so se hai capito. Posso. Sì, per arrivare. Mio, lei sa che sono capace. Questa si allena e si vede dal fisico. Sta già pensando all'estate. Stasera metti un completo di DMP. Bene quei bicchieri, lo faccio apposta. Sono savage, porta la scorta. Siamo femani, sto su una fast car. Non mi vedi, sono fresco. Tutta fresh as hell, ho l'autista con Nesti. Portami qui la tua bestie. Proprio così. Facciamo finta di niente. No, bella la parte di Vegas iniziale, veramente a me mi ha fatto morire, perché queste cazzo di giochi di attacchi. Quella misoginia intrinseca a te piace. No, non è misoginia, era un attacco chiaramente a un determinato tipo di società. Che puoi metterci uomo, donna, topo, macchine senza scopo, impazzite, sì. Come diceva qualcuno. Poi vabbè, gli slings divertenti, per cui che cazzo devi dire. Però sta scorrendo il disco, skippando. No, vabbè, guarda che abbia skippato un cazzo. Sono due minuti, tranne quella da tre minuti che non doveva essere. Cioè, l'unica che non doveva essere lunga era Ultimo Ballo. Forse sono io che appena le sento le resetto dalla mia memoria. Per non avere traumi a lungo termine. Parlo, secondo te questo è Easy Listen? Ma che cazzo vuoi da me? Sinceramente. Oh, ma perché tutti così? Ragazzi, a casa vostra, secondo perché io non posso più parlare con nessuno, faccio le domande e non voglio rispondere. Io non so niente di donne, di musica e di arti marziali. Lasciatemi stare. Non chiedetemi le cose, secondo non lo so. Te questo è Easy Listen? Perché io non mi ricordo nulla di che cosa abbiamo appena sentito. Ma perché lo sentiamo appena finito, per non avere danni a lungo termine? Te lo dico io, è un sistema che vai per proteggerti. Te lo giuro. Dimmi se ti ricordi. È un sistema che tu vai in autoprotezione. Mi ricordo solo Jenny Tetz che si lamentava e cantava. No. Disgaccia che mi piaceva. Sì, ma quelle sono le canne, mi sa, Dani. Ma che cavolo? Allora, dimmi tu cosa ti ricordi. Io ti ho detto che sono nato in protezione e quindi non ne so. Ah, per me le canne per te sono in protezione. Io sì. Una chance. Quanti 40 MB killa. Dai, questa deve essere incredibile. Sono al massimo sta macchina. Spingiamo al massimo la macchina. 100%. Challenge. L'hanno pure arrestato il tipo. Sono scappati all'estero? Sì, ma secondo te hanno guidato loro? Non l'avrei trovato senza ops. Luccica la mia nuova casa.
campo non mi sento più a casa. No, però non ti sono in mezzo ai blocchi. Poi wow, sono ma perché dove con questi non mi piangere? Sfoc, mi intergelo. Kicks, chiave sporche di guai. Guardo indietro, non l'avrei trovato senza ops. Allora quanti ritorni ho dovuto fare tutti i ruoli. Ho girato in lungo di largo cercando un posto. Prima di scoprire intorno a cosa c'è una lama. Prima di scappare, non sentirmi più a casa. Prima di svoltare, dritto per la mia strada. Contrari che porterò ancora e penso sulle sorti. E volte resti chiuso da una bolla, penso troppo e non mi fido c'è nessuno. Indo yoga, ma ogni volta ci ho visto una chance. Dove l'hai trovato? Porca puttana, è bellissimo. Il cadel piantino. Vega Jones, lei ha vinto il tesseramento come membro onorario del club del Piantino. Prego, quando vuole può venire a ritirarlo qui in sede. È il club del Piantino. Voi non portate rispetto agli artisti. Ma che cazzo vuoi? Da solo. No, qua piange da perché... solo. Da solo. Il rapper da più solo. Figo e nessuno. Hai visto bene che Sfera e Basta in questa canzone? No, no. Si può. Gli ha detto Sfera. No, no. Così gli ha detto. Che poi Cinisello è troppo piccola per tutti e due. E Sfera ha detto: hai ragione, vado a Miami. Gli ha detto Sfera. Stai a Cinisello, stai, stai. Tienitela. Te la sei presa tutta, Cinisello, vai. Allora, questa canzone non so come rapportarmi, perché sono dentro due okay. artisti che a me piacciono un sacco. Tre, chi sono? Tre contando anche Vegas. Nitro, Night e Vegas. Ho una paura pezzo si chiama Da Solo. Che mi awallera. Da Solo. Vegas Jones, awallaramento. Sto fermo se ti muovi. Stammi più vicina, sono loro. 2017. Blitz, ai livelli della popola. Para, mi fai blitz. Non te l'avevo mai detto. Se vuoi che vada, non scappo più senza di noi. Siamo in mezzo a Super Bowl. Johnny mi hai fatto sentire in doll. Per il nel quartiere, so perché lo rendo fuori. Stammi più vicina, sono loro. Dammi del tempo per stare a pensare. Fermo e per stare meglio. Non voglio trovare un senso. Scriverò gli zombie tipo Dead Rising. Farò stay diving sui vermi. Vorrei e dovresti. Capirei se non potessi stare ai miei compromessi. Odio la gente, le cose che vuole, le cose che dice. Il mio cuore è pioggia, il suo cuore è roccia. Lo mette in logout. Voglio te in mono il caos. Ti guardo un loud. Faccio il matto se mi vedi faccio l'alto se mi bevi. Come star distante. Siedi sul sofà mentre sto facendo la rolling. Sì, però non mi ha rotto il cazzo il fatto che sia. No, perché era... noi, a livello tecnico era altissima. Esatto. Era altissima, era cioè, altissima. Bello Nitro quando ha detto: capirei se non dovessi stare ai miei compromessi, il mio stile di vita e tutto quanto. Tu sei un piccione e devi volare libero. Credo poi gli abbia detto una roba del genere. Night su queste melodie, quando le chiude in questa maniera così morbida, quasi mamblata, mi piace un sacco. Vegas qua, tanta roba. Vegas qua, tanta roba che ha dato proprio la direzione alla canzone. Mi è piaciuta veramente un sacco. Questo è un gran pezzo. Questo è un bel pezzo. Sì, però... è un gran pezzo che dice le stesse cose di tutti gli altri sette pezzi che abbiamo sentito. Esatto, bastava questo. Facci casi. Bastava facci questo. Caso. Io non so quando è stata pubblicata questa. 1.8 milioni di visualizzazioni. A me sembra di averla anche già sentita. Come ieri con Mostro. Mostro. Cash mi ha reso fragile. Prima erano così facili. Sono andato up, soprattutto grazie a chi mi tiene coi piedi a terra. Nei parcheggi della mia agile. Prima erano così facili. Belle linee vocali. Torno so come calmo. Tutti piangono. La strada è lunga, questo lo so già. Però la svolta è dietro, le di accanto a me. Non conta arrivare primo. Se non sei mai caduto proprio a un metro dall'arrivo. Reso fragile. Prima erano così facili. Allora, mi ha ricordato un sacco l'emo, non emo core, l'emo. Sì, sì, sì. 2008. A me sta roba fa impazzire, ma non semplicemente per quello che è magari il mood o il testo, per quello che mood è la concezione. Tramonto, spiaggia, della, idea, no? La concezione della melodia che non diventa una lagna, ma ha un'evoluzione, sia quella di Vegas che quella di Mostro, che all'interno ogni strofa ha evoluto. Il ritornello ha delle varie azioni che sono molto carine, che non fanno annoiare. La chitarra è, anche se è mono, perché poi alla fine è soltanto un accordo del cazzo, un zippe zippe, è bella, è evocativa. E questa roba, questa è veramente bella. Questa è una di quelle che io nella mia personale fadda Daniele metterei. Se ci pensi, la chitarra zippe zippe, pensa a Bob Marley. Bob Marley aveva
tre accordi di merda, tre, faceva sempre denene, di levare del cazzo, certo. E però lui creava delle melodie dal nulla proprio cantando, che ogni canzone era, esatto, una hit. Quindi la chitarra si accompagna bene, fa il suo e basta e avanza. Sì, sì, in questo dicevo, non ci sono dei virtuosismi incredibili, ma, scale, va, giri, no, è ma un neanche, zip e zip, ma neanche, ma... accordi, ma neanche accordi cervellotici. Sì, 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 certo. Allora, il curriculum con il 3. Magari adesso ti, ti dicono tutte le cose che non me ne frega un cazzo della loro carriera. Guarda quanto sono figo, vai. Forse yeah, è quando gli hanno detto di provare a chiedere in autogrill. Ringraziare Dio, pure stare qui con me senza di te non sono io. Tira fuori i fazzoletti. Meno male ho avuto rime, sto ancora aspettando RISP. Non mi fotterà un cazzone anche quando sarò stradico. Stolto più di quello che vedi sui G. Come puoi sentire io con... Comunque sta frase mi sa veramente di uno che dice cazzate in una maniera incredibile. Beh, sto vincendo molto di più di quello che vedi sui G. Su Instagram? Cosa sta vincendo su Instagram? Non so, però molto di più lo sta vincendo nella vita. Non so, tu mi stai dicendo che c'hai il Mercedes Spider Cabrio di due posti, fighissimo. C'hai l'attico, c'hai la villa, c'hai i milli, c'hai i rolli, c'hai i vestiti belli. A me sembra solo un cazzaro. Non so, questa... Io non lo so, i conti, ai tempi magari ha fatto un botto di live e quindi è riuscito a cuocquare qualcosa, ma si vede che girava un po' più di soldi. C'era ancora Silvio. Ci credo fino a convincermi, davvero truffatore, la testa, okay, ma anche satani come la mia vecchia ok, l'ha detto anche lui. Se la conto e ci crede fino a che non si convince. Allora ha ragione, polemica sterile, ma stava a ascoltare. Se sei stupido, lui sta parlando di fisica quantistica, questa è la teoria dell'attrazione. Se tu sei così convinto, Sfera si è convinto prima. Però. Io comunque mi è venuta fame, muoviamoci perché non sto cagando il cazzo. Ciò ha fatto il callo del primo grazie va a me, prima di ringraziare Dio, pure stare qui con me senza di te non sono io. Pure Cristiano, quando se n'è andato almeno. Non rispetti l'artista se non ascolti, che cazzo ridi? Ma io rispetto le convinzioni religiose di chi pensa che esiste un signore con la barba bianca su un trono d'oro che vive nello spazio, che però è invisibile e guarda se ti fai le pippe. Io lo rispetto questa cosa, ovviamente sto parlando di Zeus. Ah, non di Papà Gamba Lunga, perché mi sembrava proprio quella la... No. Magari Berlusconi. Produzione passano attimi, dammi secondi, perdiamo minuti. Sottile che delimita i tuoi limiti. Per vivere al massimo finirò per uccidermi e per seguire i miei passi. Verità. Ho reso gli incubi. So contare facile su nessuno tranne me. Perché ogni storia che ci ho avuto è finita con vattene. Vattene. E non credo più avevo modo per scappare dalla rabbia. Passate, ma pronto, non ha senso se nessuno poi lo guarda cadendo. Il primo grazie va a me prima di ringraziare Dio. È l'ennesima canzone del club del piantino dell'amore. Sì. Meno male che queste ragazze sono delle sante a stare con questi sottoni. Io boh, va bene, bella per loro. Io rispetto l'artista al 100%, ma anch'io. Quest'anno abbiamo sentito solo dischi di gente che piange perché non ha più il successo degli altre volte. Ma E ti fa sentire in colpa. 4 anni fa tutti avevano successo, sono qua, io di qua, io ho soldi di qua, brillo, blin blin, cazzi. 4 anni dopo non è più successo, ma... Quando, sono bravo uguale, però meglio la vita. Ti spiego la vita. Aspetta, la vita. E mi dispiace che ci è andato di mezzo Vegas, però non è l'unico in questi. Cioè, non è che ce l'ho cazzo con Vegas. No, perché è poi, che mi sono rotto il cazzo. No, ma anche lo stesso Johnny Marsiglia. Minchia! Il discorso è. Non è che non siete bravi. Attack Johnny Marsiglia, Knight. Bravissimi. Magari se fate roba divertente e non ammorbante, la gente ascolta più volentieri. Adesso non è che dovete fare i pagliaccetti. Cioè, non c'è una mezza misura. Qualcuno, o il pagliaccio con le... Qualcuno che palleggia mentre sì, fa freestyle. Però cioè... guarda, posso dirti che lui nel suo ha fatto un percorso che... Il 3, nel no, suo, ha fatto il un 3, percorso che è super serio per quello che è il suo genere. Anche prima, il fatto che si è alzato di... Non so se fosse un timitono o... Sì, ho detto una cosa a caso. Cioè, comunque sì, si è alzato. Quando si è alzato di tonalità... A me è piaciuta, ha fatto una roba che poteva essere alla Michael Jackson, per intenderci. Ovviamente, non essendo un cantante, avendo l'autotune... Sì, mi sa che è proprio l'autotune il problema, perché poi lui comunque... Però adesso sono anni che canta sui palchi, quindi... L'idea era molto buona, l'esecuzione secondo me anche ci stava. Se sta lavorando su quello, grande, tanta roba. No, ma il pezzo è bello, perché sono pochi rapper in Italia che lo fanno... Perché si cacano, quindi bella per il 3, che ha margine di miglioramento e sta facendo delle cose belle, anche se lo prendiamo in giro, perché te lo meriti, perché sei un coglione, sì, e tu lo sai perché te lo meriti.
3, tu lo sai perché ti piglio per il culo e lo sai che ho ragione. Fauches. Del resto, anche Nitro è, diciamo, nella stessa wave di Vegas, a livello di era super in top di hype e adesso ha un pubblico più affezionato e meno ampio, sì, di prima. Però diciamo, come ha fatto il disco Nitro? Ha fatto un disco che era molto più aggressive, molto più sulle nostre corde, ma non è che dovete accontentare noi. Però vi sto dicendo, raga, il pubblico del rap è un pubblico che non gliene frega un cazzo né dell'artista, né del movimento, né dell'hip hop. Avete voluto che il rap andasse di moda e mo vi prendete il pubblico di modaioli che un giorno c'è e il giorno dopo c'è un'altra minchiata, un altro pagliaccetto da seguire, e mo non piangete perché l'avete creata voi questa situa, adesso non tu Vega Jones, ma no, ma che c'entra lui? Anzi, lui poverino mi sa che è quello che ha preso più in culo di tutti quanti, perché hanno scelto un'altra persona al posto suo da mandare avanti e un po' è stato sul cazzo alla gente. Guarda, Vegas ha un percorso molto simile al nostro, te lo assicuro. Sì. Te lo assicuro. No, ma tra l'altro, infatti, è uno di quelli bravi. E minchia, però, sei bravo. Se no, non ero qua a parlarne. Però non c'è un pezzo banger, Vegas. Non c'è un pezzo. Hai voluto fare il pezzo di Dragon Ball, era quello simpa. Ma non c'è un pezzo banger, non ci sono gli scratch, non c'è una produzione. Guarda NC Nerone. Comunque il pezzo anche di Dragon loro... Ball. Barlo, il pezzo di Dragon Ball è quello più divertente. È geniale. Sì, minchia, ti credo. Il resto del disco è una lacrima sul viso. Andiamo avanti, va. Stai dicendo su Enzi Nerone? Enzi Nerone, hanno detto: oh, Marra ha detto che si torna a rappare. Facciamo un disco tutto rap per i veri rapper, così capiamo qual è veramente il pubblico interessato al vero rap. Hanno sbagliato perché Marra adesso ha fatto il pezzo con Blanco, Tananai, e ha detto: aspetta che c'è l'estate prima di tornare a rappare. C'è tutto l'inverno, e quindi... Loro sono stati un po' precoci, però almeno hanno detto: vabbè, faccio un disco rap e vaffanculo. Non mi creo aspettative di mainstream. Quello è il problema del mainstream, che ti abitui a un tenore che poi... Piccola stella senza cielo. Davvero? No, sia solo piccola stella. Da cambia solo idee, teste dure verso il cielo come statue. Il mio status sale, salgo su con te, note. Non c'è più silenzio, mi assorda ed intanto tu dormi. Bella! Piccola stella, almeno nei sogni puoi stare serena. Per certi errori una nuova cima, dopo mi ci posiziono a top. Eravamo poveri, mo VIP, non lo chiedo come la città. Anche i soldi nascono puliti, è la vita che li sporca, è il tragitto che ti fotte. Devo andare via per forza nei detriti. Vi dico la verità, l'ho skippato. Ho sentito la seconda strofa e l'ho skippato. Lui è forte, è melodicamente è forte, ma minchia, non ce la faccio con queste tematiche. Non ce la faccio. No, c'ho fuori un nuovo Porsche per portarti via da questa falsità. Eravamo poveri, mo siamo VIP. C'ho il Porsche, c'ho il Benz. Ma poi c'è una roba, una frase che veramente minchia da spararsi nei coglioni. Aspetta. Io solo in questo disco ho sentito che lui c'ha tipo mezza scuderia. Mi manca la Tesla e Lamborghini, ce l'hanno tutte. Dormi piccola stella, almeno nei sogni puoi stare serena. Per certi errori ne vale la pena e sono giorni fuori di testa. C'è rumore fuori dalla finestra, respiri piano, a me sembra un'orchestra. Vado a fare Arachiri. Chianti classico, Chianti tutto il disco potevi chiamare, Chianti. Sì. Cammino svelto nel lato meno commerciale di via Togliatti. Dagli un netto con le tue strane, viene stare offline. Un giorno ce la faremo, ce lo siamo detto. Io poso le pistole, muove una foglia, ogni flashback m'appaglia. Da piccolo dalla Igueglia, da Lazio, quanto lunga sembrava, ma cresco do colli nel calice, Chianti classico. File di persone aspettano solo che cadi un po'. Ville intercetto un cenno, ti accorgi che guardo solo te. Wow, ti pretendo come Mac, dopo questa è Sparta. Yes sir, con i soldati nella mia battaglia. Che bella. Ed è per questo che io l'ho scampato. Daisy, so che tra i tuoi desideri, quindi tieni. Vai tra baby boo, ho preso un wow. Mi vuoi più dolce, tieni, gira questo biscuit, wow. Lago di Como con vista la pice dei tuoi sogni. Top Alternative Music by Arcade Boys. Trovate un sacco di pezzi che ci rappresentano e che vi piacciono pure a voi. Se il disco fosse stato tutto così, sarebbe stato uno dei miei dischi preferiti. Comunque sarebbe stato smooth, eh? Però almeno era classic e non era de piagne. Esatto. Allora, mi ha ricordato Deda nel timbrica del flow, in alcune parti, mm-hmm. E con la scrittura di Gilmar, di Gammon. Molto descrittiva. C'era il flow di, ovviamente è una roba mia, che mi ha detto, non ho detto che sta copiando, ha copiato cose, è una roba che delle socio. Esatto.
che mi piace un sacco. E quindi, porca troia, che bella questa. Questa è proprio bella. Vedi quando ti dico che lui è bravo, che sa scrivere, che sa fare delle belle immagini, che mette una melodia anche nelle parole, che sa usare un timbro, che sa usare i flow. Cioè, non è una cosa da poco per un cantante della sua generazione. È anche colpa dei produttori che gli danno la roba così. No, qualcosa no, di no, non è colpa dei produttori. Questo è un disco che ha voluto fare. È una battuta. È un disco che ha voluto fare lui questo. È una battuta, ci giochi però... coglioni che è andato da Andrew e ha detto basta fare reggaeton, fammi una roba per piangere. Questo Andrew Hate Maker, io non voglio una hit, gli ha detto. Infatti è soltanto Andrew Maker. Guardami, no. Vogliamo dire occasione sprecata per questo disco? Minchia, occasione sprecata per cosa? Sì, io mi aspettavo per il da ritorno. Quello che avevo capito, ma evidentemente non ho capito un cazzo. Pensavo fosse un mixtape con un sacco di gente della serie. Torniamo a spaccare, torniamo con il vero rap, torniamo con i nomi grossi, mettiamoci dentro anche qualche ragazzino, facciamo vedere come si fa a piangere. E invece era il club del piantino. Raga, io sono d'accordo con te, sai che io... ho sempre delle mie visioni, però... Io volevo ascoltarlo. Ma poi, allora, non abbiamo mai detto che non è bravo, però porca zoccola. Sono d'accordissimo. Raga, mi è rimasto un amaro. Pure io c'ho un gruppo, non si cacca nessuno. Ma non faccio pezzi dove piango perché non mi cacca nessuno. Perché se per sbaglio poi lo ascolti, davvero poi lo canni. Faccio dei pezzi fighissimi. Poi io sono dell'idea che tu puoi anche dire... le angherie che hai subito, i tuoi problemi, certo, il tuo percorso senza personale, senza rompermi i coglioni, però, perché così sembri Fabrizio quando mi parla tutti i giorni. Quando arriva a Morden e mi inizia a dire non mi hanno pagato, e dico minchia Fabri, vai a fare in culo da un'altra parte, che già i cazzi miei ce li ho, non ho bisogno che mi carichi anche dei tuoi. Perché qua non è che c'è una svolta, qua in questo disco non è che c'è la svolta che dice minchia c'è la canzone che mi parla dei cazzi suoi, però dice ah però comunque sto bene. No, qua c'è una roba che è qua con gli slings, quella piango anche in quella con gli sling. Non hai detto hai rotto il cazzo alle tipe perché secondo te sbagliano? E a me è piaciuto però quello. No, ultimamente no. Adesso vabbè, a parte tutto, il disco raga non è roba per noi, magari è molto emozionante per le ragazze, per il pubblico femminile, secondo me, per il pubblico, pubblico femminile, o che per chi ha un'energia femminile dentro, sì, oppure per chi in questo momento, no, sai che neanche per chi in questo momento prova le stesse cose, perché con un disco del genere rischi che scusate era discorsivo, scusate, era proprio la sincerità, era sincero, perché in un disco del genere rischi che minchia ti accogli pure il suo cazzo. È un disco accollativo. Ti accolli, come dice lui, no? Non ti parlo perché poi minchia sembra che mi accollo. Sì, minchia, ti sei accollato per 12 tracce, però. Adesso, vabbè, Vegas. Io comunque sono con te, fratello mio Vegas. Anche io, ma però io spero che lui diventi gigante. Mi puoi fare, non so, Bad Boy for Life, per favore, remix. E ci fai vedere che sei anche capace di... Ma scusa, quella degli Emur? Gli Emur? Bad Boy for Life. No? No, è quella di Puff Daddy, credo che gli Emur abbiano fatto la cover. Fanculo, Puff Daddy. C'era anche Mike Tyson nel video sul BMX. Che non faceva un cazzo di tricks, però faceva brutto. Giuro, senti, mi sto cacando. Ciao. Anch'io ho fame, ciao.